Benvenuti, bentornati. Appuntamento del mercoledì con gli approfondimenti musicali, un po' di idee, un po' di proposte. Beh, per andare avanti un po' con questo discorso che stavamo facendo sulla costruzione di un linguaggio, no? Di improvvisazione e anche sulla scoperta così degli strumenti. Io ne ripeto sempre, prima di tutto vi ringrazio tantissimo perché siete sempre gentili, carini e tutto il resto. Mi accompagnate in questa, insomma, in questa avventura. E poi anche perché chiaramente io, insomma, faccio quello che posso, nel senso che sto affrontando anche degli argomenti che sinceramente sono un po' tosti per il sottoscritto, nel senso che oggi, per esempio, affrontiamo un argomento che non, dal quale non posso prescindere, che però non è parte, diciamo così, delle mie esperienze. È una cosa che mi piace tantissimo ascoltare, fatta dai grandi, ma che io non sono assolutamente in grado di riportarvi con l'autenticità che ci vuole, insomma, in certi ambiti, appunto. Così, diciamo, classiche del pianismo, quello che è nato dall'unione fra la musica afroamericana e il pianismo, quello diciamo così più tradizionale, più classico, dei primi del Novecento e poi degli anni del bebop e dell'hardbop e tutto il resto, ma soprattutto quella parte lì, quella dove fondamentalmente si sono cominciate a mettere insieme tante influenze differenti e sono venuti fuori dei pianisti incredibili, che quindi vabbè. Chiaramente si parla sempre di Artetum e di. Siamo già evoluti, nel senso che Artetum è già un ricordo che abbiamo appartenente alla nostra vita, nel senso che ci sono dei video di Artetum che suona. Poi ci sono anche altri personaggi precedenti che sono stati addirittura così, dei fantasmi del pianismo mondiale e che poi è quello che arriva a noi. Il pianismo è quello eccelso dei grandissimi. Allora, diciamo che ognuno di questi personaggi aveva, come dire, uno stile, un modo di suonare il piano, ma tutto arrivava dallo stride, dal ragtime, da tutte questo modo di affrontare il piano, che era veramente da atletico, perché questi facevano andare la mano sinistra su e giù, che era un piacere, e c'è da diventare veramente matti, avevano delle capacità anche proprio di improvvisative fuori dal mondo. Ecco, quello che c'è da considerare però è da dove arriva proprio l'intenzione di quelle cose, nel senso, mi spiego meglio, nel caso del pianismo c'è questo sviluppo incredibile sulla tastiera dal punto di vista proprio tecnico, perché è lo strumento stesso che mette a disposizione quel tipo di possibilità, e soprattutto questi dovevano far ballare la gente nei bar e dovevano quindi fare le orchestre da soli. Ecco. Ma lo sviluppo, diciamo, che può interessare a noi al lavoro che stiamo facendo. E che come, anche perché, come ripeto, io non sarei in grado assolutamente di proporvi qualcosa di quel livello. Io quello che posso fare è cominciare ad arrivare a quello che può interessare a noi per quello che era il discorso che facevamo sull'improvvisazione e sulla creatività. Allora, quando si affronta quel momento storico, normalmente si affronta un modo di suonare che poi è stato sviluppato dagli strumenti a fiato, quindi tromba e sax, che poi è diventato il bebop e cose del genere. Tutto quel mondo molto spesso nasceva dal contrario di quello che analizziamo oggi, le scale, queste cose qui. Nasceva più che altro da un'analisi melodica, nel senso che si partiva proprio appunto dalla melodia del brano e con abbellimenti. E così un po' di giochi sulla melodia, giocando con la melodia originale, aggiungendo appunto un po' di orpelli, si arrivava poi a costruire quella che poi poteva diventare davvero una frase, diciamo jazz. E poi da lì c'è stata tutta la sovrastruttura dello studio di queste cose. L'ultima volta che abbiamo guardato un po' l'armonia insieme, siamo arrivati all'estensione degli accordi e quindi alla possibilità di cominciare proprio a ragionare quando si fa un do minore, a pe pensare come se fosse in mi bemolle maggiore settima. E quindi ragionare anche poi successivamente a sviluppare ulteriormente l'accordo. Appunto,
avevamo visto tutto il discorso, andatevi a vedere magari quei video che sono così un po' una base, ripeto, sempre nel mio piccolo cerco di spiegarvi le cose come mi viene, sulla questione armonica ci sono degli approfondimenti in quei video dove appunto andiamo anche a giustificare alcune cose che facciamo. Andando oltre quel discorso si arriva a questo... A questa possibilità espressiva che molto spesso anche così richiama anche un po' il tema, nel senso, quando noi stiamo suonando un pezzo che fa 2-5-1, se la melodia ad esempio è per esempio, allora a quel punto quando analizziamo, siamo in do minore, queste cose sono state fatte in passato un po' analizzandole, un po' anche a orecchio, no? Sto richiamando il tema, ma mi sto concedendo delle licenze andando all'interno delle note che compongono l'accordo. Allora, questa cosa si può fare su qualsiasi melodia, nel momento in cui siamo anche semplicemente su un accordo solo. Questa potrebbe essere una melodia su un accordo solo, si bemolle maggiore settima, per intenderci. Da. Ah. Ecco, questa cosa qui poi si è sviluppata tantissimo negli anni, fino a diventare poi qualcosa di molto più complesso. Nel senso che si è cominciato ad analizzare sempre la nota che si voleva suonare e ci si avvicinava a quella nota prima stando all'interno dell'accordo come abbiamo fatto adesso e poi invece cominciando a muoversi intorno a quella nota in modo cromatico. Questo succede molto nel bebop, succede continuamente, cioè nel senso, se io ho si bemolle maggiore settima, sto cadendo sulla terza arrivando fondamentalmente da mezzo tono sotto. Allora, qui si comincia a uscire un po' dalla problematica armonica vera e propria. Perché? Perché questa cosa viene fatta come un abbellimento, no? Che poi sia, chiaramente, la nona diesis dell'accordo è un altro discorso, però in ogni caso poi c'è anche da fare quell'analisi. Allora, nel momento in cui la cosa aumenta di complicatezza e diventa... avete sentito questo sound un sacco di volte, questo è un modo per arrivare sulla nota passando da praticamente un tono, mezzo tono sopra, mezzo tono sotto e poi incontrarla. Allora, allargando ancora la cosa, quindi tutte cose che avrete sentito fare in certi ambiti, questa cosa chiaramente poi diventa sempre più complessa, tant'è che questa questione qui della nota da incontrare come target finale diventa alla base poi della sensazione che si ha nel bebop. Tutte queste cose sono... Perché praticamente quando ragiono su un gruppo di accordi comincio a pensare a come raggiungere quella nota che fa parte dell'accordo o che dà o che imprime valore all'accordo, che può essere la terza piuttosto che la settima, insomma colpire delle note dell'accordo che voglio colpire arrivandoci, girandoci intorno. Questo all'inizio si faceva, come stavo dicendo prima, sulla melodia con l'esempio di prima, no? Semplicemente ho giocato per richiamare la stessa melodia e ho preso delle altre note che fanno parte dell'accordo. Sviluppando la cosa, chiaramente, si autoalimenta perché poi è infinita. Quindi si arriva poi a ragionare per ogni grado dell'accordo con queste possibilità. Se poi andiamo ad analizzarle, queste possibilità, chiaramente la cosa si fa interessante. Perché questo metodo
poi nasconde spontaneamente una serie di alterazioni che andiamo a toccare, che sono di per sé già interessanti, nel senso, anche se io dovessi fare degli accordi maggiori senza insistere armonicamente su un tipo di alterazione dell'accordo, già solamente facendo fa, fa senza niente, allora cosa succede? Che in questo caso io già così, qui sto già suonando la nona bemolle per cadere sul fa, ma non sto pensando alla nona bemolle, sto semplicemente facendo un cromatismo per scendere sul fa. E questa è la quinta diesis. Quindi ho già alterato due note dell'accordo semplicemente arrivando alle note che volevo colpire, che erano queste due, facendo, e questa cosa non dico che sia, tra virgolette, quando dico inconsapevole è una stupidaggine, utilizzando questo sistema dove si cerca di cadere su una nota dell'accordo successivo o una nota della melodia successiva, giocando intorno a livello cromatico o nei dintorni, insomma, molto spesso si creano delle tensioni armoniche molto forti che stiamo suonando semplicemente perché ci avviciniamo alla nota che vogliamo raggiungere, e le creiamo già solo avvicinandoci. Quindi... E in questo caso, per andare sulla terza di Sol, oppure... Per esempio... Allora, in questo caso io sto facendo Re minore per andare in Sol sulla terza, per cadere sulla terza e poi sulla quinta di Do minore, per esempio, in questo caso se siamo in Si bemolle. E già questo movimento per tornare sulla terza, sulla quinta, scusate, del Do minore è altera con la nona bemolle il Sol, facendolo diventare il dominante con la nona bemolle. E comunque passo anche per la sensibile, succedono una serie di cose che poi sono quelle che fanno quel sound. Quello un po' di quegli anni, quello anche così, che strizza l'occhio alla musica ascoltata fino ad allora, in qualche modo la smuove, la rinnova, ecco, mettiamola così. Questo è stato quello che più o meno è capitato. Poi in realtà quello che sia capitato davvero in quegli anni è documentato, ma fino a un certo punto. Ci sono un sacco di musicisti che poi dei quali poi non si è saputo molto, o che dei quali non ci è arrivato molto, ma che sono stati molto influenti in quegli anni. Però quello che stavo facendo all'inizio, che vi consiglio di fare, così questi erano degli esempi abbastanza semplici che però vi fanno capire un po' da dove è nato poi anche il discorso di alcune alterazioni che oggi diamo per scontate, ma che all'epoca arrivavano da questo tipo di procedimento e poi sono diventate in realtà anche delle scale e dei modi e tutta una serie di cose, ma all'inizio era un modo per rinfrescare la melodia, ecco, mettiamola così. Quello che volevo dirvi è che ci sono dei pianisti che secondo me vanno ascoltati di quell'epoca lì, a parte Oscar Peterson, che sicuramente conoscete tutti perché è arrivato fino ai giorni nostri, almeno quelli della mia età e anche più giovani lo conoscono, ed era, però arrivava da quel pianismo là, cioè nel senso quelli che lo facevano suonare tanto il pianoforte, ma ce ne sono alcuni che magari sono molto conosciuti da chi li ha ascoltati e da chi ama il jazz ed è appassionato. Io cerco di portarvi, come ripeto, la parte così storica e vi faccio vedere delle cose, ma uno che va ascoltato è Errol Garner, perché Errol Garner è stato uno che era un musicista molto particolare, una specie di genio dell'epoca, e merita secondo me davvero un ascolto profondo. Io ve lo consiglio perché penso che vi possa aiutare anche a capire com'era concepito il piano all'epoca. E alcune cose del suo modo di suonare che erano molto interessanti, che all'inizio stavo cercando di riproporre nel mio piccolo, questo modo di accompagnare un po' come se fosse una chitarra, no?
con queste ottave sporcate da note che fanno parte dell'accordo, ma anche che non fanno parte dell'accordo, tutto per creare questo mondo così molto che è meraviglioso, perché è estremamente colto, ma nello stesso tempo è destrutturato, è un po' per aria, anche questo rubato che c'è sempre, che del ritardo tra la mano destra e la mano sinistra, no? Che lui era il maestro di questa cosa, lo faceva con una spontaneità e una presenza scenica imbarazzanti, la gente diventava matta perché aveva questo trio quartetto anche con le percussioni. Insomma, ve lo consiglio, tra tutti quelli straconosciuti è uno di quelli meno conosciuti, tra virgolette, perché è storico, però è uno di quelli che va ascoltato tanto, perché poi c'è tantissima improvvisazione sopra l'improvvisazione, con una serie di scelte armoniche incredibili, in particolare. Però, insomma, era per farvi capire da dove nasce poi un certo tipo di linguaggio che è nato all'epoca e che poi si è sviluppato fino a diventare il jazz moderno e tutto il resto. Cosa c'entra con quello che stiamo facendo noi? Bebop nasce proprio dal bebop, questa cosa, come si può dire, che è stebop, bebop, questa cosa. Questo bebop è questa cosa qui, è un po' l'anima di questo mondo. E questo tipo di questa modalità interpretativa e ritmica è proprio la nascita del fraseggio di cui stiamo parlando. Cioè, l'idea di cantare quello che stiamo suonando, loro sono stati i pionieri e l'hanno fatto diventare addirittura il nome del genere, è diventato addirittura il nome del genere. Cioè, bebop, perché viene da bebop, perché uno parla mentre suona e c'è questo modo di stare sul tempo che era tutto bebop. E infatti questi erano i pilastri, questi brani erano i pilastri del bebop dell'epoca, perché erano dentro questi brani c'era questo tipo di movimento. Questo ci può aiutare a capire quanto sia stata importante poi nel mondo della musica proprio questo approccio qui, quello del parlare, quello... usare il metronomo, per esempio, metterlo in levare, quindi... e così via, parlando sempre, cercando di mantenere comunque viva questa cosa. Adesso noi qui stiamo facendo una cosa su un brano, cioè su tanti accordi e tutto, però in generale questo era per spiegare che quel discorso che sto cercando di fare non è che, voglio dire... Cioè, chiaramente non è una novità, c'è cioè quello del linguaggio personale, dell'assimilazione di tante informazioni, ma che comunque siano tutte provenienti in qualche modo dal nostro modo di cantare quelle cose. Poi è chiaro che ci sono dei generi dove questa cosa è più legata al brano, a quello che sta accadendo a livello, cioè a quello che è già stato fatto e già stato scritto, e in altri casi invece è completamente improvvisato. C'è tutto un mondo, un mare in mezzo a questa cosa, no? Di differenze, proprio di approccio e anche di musica, di quale sia il tipo di musica. Ora io sto facendo questa cosa perché siamo partiti dai primi anni che noi conosciamo discograficamente, che sono quelli dei primi anni del Novecento, dove cominciavano a esserci delle registrazioni dove si sentivano i pianisti, quelli bravi, che ripeto, io cerco di fare quello che posso per portarvi l'informazione, poi io spero che ognuno di voi possa sviluppare
possa sviluppare molto più di quello che sto dicendo io, che sono cose così, insomma, quelle che so io, che posso dirvi io, perché poi fondamentalmente, tra l'altro, questi sono generi che io purtroppo non ho frequentato abbastanza da potervi portare con la sapienza che ci vorrebbe. Però non lo so, che credo che tutte queste informazioni in ogni caso possano stimolare poi lo studio di tutti questi percorsi e questi tasselli del nostro linguaggio musicale. E io spero di aver detto tutto quello che potevo a riguardo, e vi ringrazio, vi saluto, vi mando un abbraccio forte, ci vediamo sabato per un video sulle tastiere. Ciao ciao ciao.